Ciao a tutti, come state? È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo parlato dei luoghi più belli da visitare in Italia, ma oggi riprendiamo la nostra esplorazione delle regioni italiane. Nell'ultimo episodio di questa serie, che troverete nella sezione Luoghi sul mio sito, abbiamo parlato dell'Emilia-Romagna. Oggi ci spostiamo un po' più a sud per andare a scoprire la Toscana. Come abbiamo già detto precedentemente, la penisola italiana è divisa in Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia. L'Emilia-Romagna è stata l'ultima regione del nord di cui abbiamo parlato, mentre oggi, con la Toscana, cominciamo il nostro viaggio attraverso il centro. Come sempre vi ricordo che su italianglot.com potrete scaricare la trascrizione con una spiegazione dettagliata delle parole e delle espressioni più importanti di questo episodio, nonché un foglio di lavoro con dei test di comprensione e tanti esercizi sul vocabolario. Partiamo dalla geografia. Con quali regioni confina la Toscana? A nord-ovest con la Liguria, a nord con l'Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria e a sud con il Lazio. A ovest invece è bagnata da due mari. Il tratto di coste più a nord dal Mar Ligure e il tratto di coste più a sud dal Mar Tirreno, che è un mare che incontriamo oggi per la prima volta. Finora abbiamo infatti incontrato il Mar Ligure e il Mar Adriatico, e nei prossimi episodi ne incontreremo altre ancora. Come ormai sapete, ogni regione italiana è divisa in territori amministrativi, le province, che di solito prendono il nome dalla loro città più importante. La Toscana è divisa in 10 province. Firenze, che è anche il capoluogo dell'intera regione, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Perché la Toscana si chiama così? Per capirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo di diversi millenni, quando qui viveva un popolo che chiamava se stesso Rasenna o Rasna, ma che gli antichi romani, loro vicini di casa, chiamavano Etruschi. Degli Etruschi parleremo molto approfonditamente in uno dei prossimi episodi dedicati alla storia, mentre oggi ci limiteremo a capire perché la Toscana prende il nome da questo popolo. Beh, forse riuscite già a intuirlo, ma il termine Etruschi a un certo punto si è contratto in Tuschi, che oggi noi italiani pronunciamo Tusci. La regione abitata dai Tuschi veniva chiamata Tuschia dai Romani, ed è da questo termine che è derivato l'attuale nome della Toscana. Passiamo alla geografia fisica. Com'è il paesaggio toscano? Si tratta principalmente di un paesaggio collinare. Sì, perché addirittura più del 66% del territorio è costituito da colline, mentre solo l'8% circa è rappresentato da pianure e il 25% da montagne. Il monte più alto della regione
e il Monte Prado o Prato, con i suoi 2054 metri. Questo monte fa parte degli Appennini tosco-emiliani, la catena montuosa che da nord-ovest a sud-est segna il confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Oltre al monte più alto della regione, forse è importante menzionare anche altri due monti, perché su di essi che si trovano le sorgenti di due tra i fiumi più conosciuti d'Italia. Il monte Falterona, dove nasce il fiume Arno, e il monte Fumaiolo, dove nasce il fiume Tevere. L'Arno è il fiume che attraversa Firenze, mentre il Tevere, che è il terzo fiume più lungo d'Italia, è il fiume che attraversa Roma. In realtà, il Monte Fumaiolo e la sorgente del Tevere una volta si trovavano interamente in Toscana, ma nel 1923 Mussolini, per dare maggiore importanza alla regione e alla provincia in cui era nato, cambiò i confini geografici in modo da spostare la sorgente del Tevere dalla provincia di Arezzo, in Toscana, alla provincia di Forlì, in Emilia-Romagna. In quell'occasione è stato anche costruito un monumento di marmo con i simboli della Roma imperiale, l'aquila e la lupa, presso la sorgente del fiume, che Mussolini considerava sacro ai destini di Roma. Ma lasciamo stare le manie di grandezza di questo dittatore fascista per continuare a esplorare il paesaggio toscano. Abbiamo detto che la Toscana è principalmente collinare e tra le colline più importanti e anche più estese della regione ci sono le colline metallifere, chiamate così perché già ai tempi degli Etruschi venivano sfruttate per i loro giacimenti minerari. L'attività di estrazione di metalli dal suolo è continuata per molti secoli e ancora oggi ne troviamo tracce in pozzi, gallerie, interi paesi di minatori e ruderi di castelli nati nel Medioevo proprio per difendere questi preziosi giacimenti, soprattutto quelli di rame e argento, che servivano per coniare le monete. Un'ultima cosa da sapere del paesaggio di questa regione è che le sue coste sono per lo più basse e sabbiose, tranne che per alcuni promontori. A largo delle coste troviamo anche l'arcipelago toscano, costituito da 7 isole principali e da vari isolotti minori. L'isola d'Elba è la più grande di questo arcipelago, nonché la terza più grande d'Italia. Sapete quali sono la prima e la seconda? Sono sicuro di sì. In ogni caso potete rispondere a questa domanda lasciando un commento sul mio canale YouTube. L'isola d'Elba è ben conosciuta dagli studenti italiani perché, quando studiano la storia, imparano che è proprio su quest'isola che è stato esiliato Napoleone Bonaparte. L'imperatore francese ci arrivò nel 1814 e ci rimase per 10 mesi, durante i quali governò l'isola come sovrano del Principato dell'Isola d'Elba. Un'altra isola dell'arcipelago, stavolta resa famosa dalla letteratura, è l'isola di Monte Cristo. È qui, infatti, che sono state ambientate le vicende descritte dallo scrittore francese Alexandre Dumas nel suo celebre romanzo Il Conte di Monte Cristo. Oggi su quest'isola c'è una riserva naturale protetta.
In Toscana ce ne sono tantissime, oltre a tre parchi regionali e tre parchi nazionali, di cui uno si trova interamente in territorio toscano ed è il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, mentre gli altri due si trovano in parte in Toscana e in parte in Emilia-Romagna, e cioè il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. Passiamo ora al clima, che in Toscana è molto variegato e presenta caratteristiche diverse a seconda della zona. Sulle coste abbiamo solitamente estati fresche e inverni miti, con le temperature medie annuali più alte di 16-17 gradi centigradi lungo la costa maremmana. La Maremma è una regione geografica molto vasta che si affaccia appunto sul mare e che si estende tra la Toscana e il Lazio. Man mano che ci spostiamo verso l'interno e verso nord, il clima diventa di tipo continentale, con periodi estivi molto caldi, soprattutto nelle pianure e nelle valli, dove la temperatura può raggiungere anche i 40 gradi centigradi, e inverni rigidi, con temperature prossime allo zero. Le nevicate sono tipiche dei rilievi appenninici e possono raggiungere anche le zone collinari, mentre sono più rare sulle pianure e sulle coste. Per quanto riguarda l'economia, l'agricoltura è ancora oggi un settore di notevole importanza per questa regione, soprattutto se consideriamo anche l'elevata qualità dei suoi prodotti. La Toscana è stata infatti la prima regione in Europa ad approvare una legge per vietare completamente la coltivazione e la produzione di OGM, cioè di organismi geneticamente modificati. Il 39% del territorio è rappresentato da aree coltivate. Nelle pianure e sulle colline più basse si coltivano cereali, girasoli, barbabietole e zafferano. Con le foglie di tabacco di tipo Kentucky coltivate in Val di Chiana e nell'alta valle del Tevere, si producono invece i sigari toscani, che sono molto famosi in tutto il mondo. Sulle colline troviamo invece principalmente oliveti e vigneti. La Toscana è rinomata infatti per il suo olio di altissima qualità, come l'olio extravergine d'oliva di Montalbano, e per i suoi vini a denominazione di origine controllata e garantita, come il Chianti, il Brunello di Montalcino, o il vino nobile di Montepulciano. Nelle aree montane, infine, si raccolgono principalmente funghi, castagne e tartufi. Relativamente all'industria, la Toscana è divisa in distretti caratterizzati da determinate tipologie di attività. Ad esempio, Carrara è famosa per le sue cave di marmo. Sicuramente avrete sentito parlare del pregiato marmo di Carrara, che è stato usato anche per costruire importanti monumenti, colonne, fontane e statue. Arezzo è rinomata per il settore orafo, Prato per quello tessile e così via. Le principali risorse economiche in Toscana sono comunque il commercio e il settore terziario, in particolare i servizi, come quelli bancari e assicurativi, e il turismo. La Toscana, con la sua ricchezza culturale, artistica,
architettonica e paesaggistica, è una delle mete preferite sia da turisti italiani che stranieri. Gli stranieri vengono soprattutto da Germania, Stati Uniti, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Svizzera. Un dato aggiornato al 2019 rivela che esistono circa 16.500 strutture ricettive in Toscana, di cui solo una piccola parte sono alberghi. Per l'83% si tratta di strutture extra-alberghiere, come ostelli, bed and breakfast, affittacamere e i famosissimi agriturismi toscani, che rappresentano il 30% delle strutture ricettive. Le campagne toscane sono infatti ricche di casolari sparsi, che una volta erano abitati da coloro che lavoravano i campi della zona. Oggi alcuni di questi possono ospitare turisti o vengono perfino acquistati da celebrità internazionali, come ad esempio l'attore statunitense George Clooney, che possiedono dunque delle proprietà nella campagna toscana, specialmente nella piana della Maremma. In epoca medioevale, intorno al casolare, si sviluppavano spesso borghi interi, che si sono conservati fino ai giorni nostri e che potrete visitare se verrete qui. Sono 24, ad esempio, i borghi della Toscana che sono stati inseriti nella lista ufficiale dei borghi più belli d'Italia. Alcuni di questi si trovano nella Garfagnana, una terra situata nel nord della regione, ricca appunto di borghi medievali, ponti leggendari e castelli. Qui dovrete assolutamente visitare il borgo di Castiglione di Garfagnana o quello di Barga. Se invece vi trovate sul Monte Argentario, non perdetevi il bellissimo borgo di Porto Ercole, con le sue numerose torri e fortezze, dalle quali godrete di una vista spettacolare sul mare. La lista dei borghi medievali toscani è ancora molto lunga, ma potrete consultarla nelle note di questo episodio sul mio sito, magari per pianificare il vostro prossimo viaggio in Italia. In ogni caso, cercate di organizzare il vostro itinerario in modo da partecipare a una delle tante feste medievali o sagre che si organizzano ogni anno proprio in questi borghi. In questo modo potrete assistere a cortei in costume d'epoca, a giostre medievali e ovviamente potrete assaggiare prodotti tipici locali e piatti della cucina tradizionale, come le pappardelle al ragù di cinghiale, la ribollita, una zuppa a base di verdure di origine contadina, la bistecca alla fiorentina, famosa per il suo taglio alto e la cottura al sangue, o il panino con il lampredotto, tipico street food che consiste in un panino ripieno di carne condita con diverse salse. Forse non tutti però saranno disposti a provare questa specialità fiorentina, perché la carne che si utilizza è la parte magra dello stomaco di bovino. Se vi trovate a Siena il 2 luglio o il 16 agosto, potrete assistere al famosissimo Palio di Siena, una gara a cavallo di origine molto antica, in cui si sfidano le diverse contrade in cui è divisa la città, contrade che hanno nomi bizzarri come la contrada dell'Aquila, del Bruco, del Drago e così via. Un altro consiglio che voglio darvi è quello magari di affittare un'auto e girare tra le bellissime colline della regione del Chianti o della Val d'Orcia, entrambe inserite nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. E a proposito di questo,
passando dai borghi alle città, anche molti centri storici toscani sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, come quello di Firenze, di Siena, di San Gimignano, di Pienza e di Pisa. E se farete una passeggiata tra le loro stradine, capirete perché. L'architettura meravigliosa, le statue, le fontane, le opere d'arte vi lasceranno senza parole. Tra gli eventi da non perdervi c'è il Carnevale di Viareggio, uno dei più famosi d'Italia e di cui vi ho parlato già nell'episodio 6 dedicato al Carnevale in Italia, o il Lucca Comics and Games, una grandissima fiera del fumetto e dei giochi che si svolge per circa 4 giorni fra ottobre e novembre nella bellissima città di Lucca. Se volete assistere a sfilate di cosplayers che indossano i costumi di supereroi o dei protagonisti dei vostri fumetti preferiti, o se amate il gioco in ogni sua forma, giochi da tavolo, giochi di carte, giochi di ruolo e videogiochi, allora questo è l'evento che fa per voi. Se invece volete passare una giornata all'insegna del relax, potrete recarvi in una delle tante località termali. La Toscana è la regione con maggiori località termali in Italia, per cui credo che avrete l'imbarazzo della scelta. Una delle più famose è forse Montecatini Terme, situata tra le province di Pistoia e Lucca. Le terme di Montecatini sono tradizionalmente legate al rito delle acque depurative. Berrete cioè delle acque minerali che depureranno il vostro organismo. Io stesso l'ho provato quando sono stato lì, ma non entro adesso nel dettaglio di cosa vi succede dopo aver bevuto questi bicchieri di acqua calda salata. Altre terme molto famose sono quelle di Saturnia, in provincia di Grosseto. Qui potrete accedere allo stabilimento termale dotato di piscine, idromassaggi e trattamenti con i fanghi, oppure, senza pagare un centesimo, potrete rilassarvi nelle pozze termali libere che si trovano nel bel mezzo della natura incontaminata, a valle di alcune cascate termali come le cascate del Mulino e le cascate del Gorello. Sono stato più volte alle terme libere di Saturnia ed è stata un'esperienza surreale, perché ci sono stato di notte e la vista di queste enormi vasche naturali di colore bianco-azzurro, dalle quali salgono nuvole di vapore latteo, è davvero suggestiva. Le acque calde, a una temperatura di circa 37 gradi, danno un'immediata sensazione di benessere e, tra le altre cose, hanno effetti benefici sulla pelle, l'apparato respiratorio, circolatorio e digerente. L'unico inconveniente è che, trattandosi di acque sulfuree, cioè ricche di zolfo, per diverse ore avrete addosso un odore molto particolare, se ricordo bene, simile a quello di un fiammifero. Fate solo attenzione a non passare la notte in tenda presso queste pozze termali, come ho fatto io una volta, perché è vietato. Al mattino sono stato svegliato dalla polizia che scuoteva violentemente la mia tenda e mi intimava di andare via immediatamente. Per fortuna almeno non mi hanno fatto una multa. E sempre per chi ama rilassarsi e magari prendere anche un po' di sole, la Toscana offre tantissime spiagge sabbiose o scogliere che sono spesso circondate da paesaggi spettacolari. Sempre sul mio sito troverete una lista di quelle più belle.
Concludiamo con la lingua. In Toscana, oltre all'italiano, si parlano una serie di varianti dialettali locali, dette vernacoli, che variano le une dalle altre per determinate caratteristiche linguistiche. Esiste il vernacolo fiorentino, quello senese, quello lucchese e così via. Possiamo indicare complessivamente tutti questi vernacoli come dialetto toscano e si tratta di una delle lingue che ha subito meno cambiamenti radicali rispetto al latino, evolvendosi in modo lineare e omogeneo. Nel Medioevo, questa lingua ha cominciato ad assumere un'importanza particolare quando è stata usata nelle opere letterarie di autori come Dante Alighieri, Francesco Petrarca o Giovanni Boccaccio. Quella che era una lingua parlata dal popolo ha cominciato così ad assumere una dignità letteraria. Nel XIX secolo, poi, lo scrittore milanese Alessandro Manzoni ha indicato il dialetto fiorentino come la possibile lingua da adottare per unificare i popoli della penisola italiana dal punto di vista linguistico, sociale e culturale. Ricordate che l'Italia è stata un insieme di piccoli stati e regni indipendenti fino al 1861. Dopo l'unità d'Italia è stata proprio la lingua fiorentina ad essere scelta come lingua ufficiale della nazione. E questo anche grazie al Manzoni, il quale nel 1827 si era recato addirittura a Firenze per sciacquare i panni in Arno. Lui aveva usato questa espressione per dire che il testo della sua opera letteraria più importante, I Promessi Sposi, che è anche tra le opere più importanti di tutta la letteratura italiana, doveva essere modificato per adattarsi il più possibile alla lingua fiorentina. Nel 1840, così, Manzoni pubblica la versione definitiva del suo romanzo, che non contiene più un misto di lombardo, toscano, latinismi e francesismi, ma una lingua unitaria, pulita, che è quella che sta poi alla base della lingua che parliamo in Italia oggi e che state ascoltando in questo momento. E a tale proposito, la Toscana è anche la regione in cui si parla di più l'italiano in famiglia e non il dialetto locale. E ora voglio sapere da voi, siete mai stati in Toscana? Cosa vi è piaciuto di più e cosa avete fatto mentre eravate lì? Se invece non ci siete mai stati, pensate di inserire questa regione tra le destinazioni dei vostri viaggi futuri? Lasciate un commento su YouTube, Instagram o Facebook per farmelo sapere. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividilo con tutti i tuoi amici. E se vuoi aiutarmi a continuare e a migliorare questo progetto, puoi farlo cliccando qui e diventare un membro su Patreon. In questo modo riceverai le trascrizioni di tutti gli episodi del mio podcast e dei video, spiegazioni di grammatica, liste di vocabolario, esercizi e tanto altro ancora. E non dimenticare di iscriverti a questo canale cliccando qui e sulla campanella se vuoi ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Ciao!